No, come spunto da questi 2 giorni di lavoro mi era sembrata interessante la proposta della dottoressa Ronchi circa la possibilità di elaborare delle piattaforme assieme con le regioni, con gli enti locali per la trasmissione. Sono anche alto. Per la trasmissione dei dati come diciamo, strumento per arrivare a una condivisione tra il livello più scientifico della raccolta dei dati, della valutazione dei dati e il livello più istituzionale che poi deve trasmettere questi dati al Ministero perché li trasmette alla Commissione europea secondo i campi, gli schemi che ci sono stati forniti. Quindi questa qua ci sembra una proposta interessante per sviluppare un lavoro assieme sulla parte informatica, informativa proprio. Per quanto riguarda invece un aspetto più generale, concordo abbastanza con quello che hanno detto i miei colleghi delle altre regioni, in particolare la Valle d'Aosta, circa l'auspicio di un maggior ruolo del Ministero dell'Ambiente per aiutarci a proporre delle misure sulle fonti di finanziamento comunitario condivise per, diciamo, negoziarle con maggiore forza in sede comunitaria. Quindi adesso forse è un po' tardi, appunto, perché entro luglio le regioni dovranno presentare i PSR, dovranno iniziare a discutere i PSR in sede comunitaria, però sicuramente un tavolo dove lavorare assieme a queste misure e fare anche attività di lobbying nei confronti del Ministero dell'Agricoltura e della DG Agri a livello comunitario potrebbe essere un'iniziativa utile. Noi su indicazione, su spunto soprattutto della provincia autonoma di Trento, abbiamo realizzato delle videoconferenze tra di noi dove abbiamo discusso di questi aspetti assieme a Lombardia, Bolzano, Veneto, credo, come iniziativa diciamo abbastanza autonoma, però ovviamente siamo disponibili a scambiare le schede e le informazioni con le altre regioni se sono interessate a valutare questo lavoro. Grazie. Grazie mille Umberto. Per riguardo il primo punto, quello della condivisione dei dati, come ISPRA io mi sento di parlare visto che abbiamo creato un gruppo di lavoro interno a nome dell'Istituto che noi ci impegniamo a fare tutto il possibile per migliorare la fruibilità dei dati. Il messaggio che abbiamo dato è che tutto è già online e siamo pronti a lavorare con voi in modo da rendere le nostre piattaforme più fruibili, più utili per la pianificazione della conservazione. Quindi credo uno dei punti che è venuto fuori dal dibattito finora è proprio che serve maggior dialogo e utilizzare meglio i tavoli che già abbiamo per discutere. Da questo punto di vista siamo pronti a lavorare di più con voi.